Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuova ricettina insieme. Prepareremo l'avocado toast. Come vi dicevo già in un video svuota la spesa, avevo visto questa ricettina, o comunque ero venuta a conoscenza di questa ricettina tramite mia cognata. Quindi me la sono fatta spiegare e poi l'ho un po' fatta a modo mio. Allora, è molto semplice, nel senso che comunque basta veramente cuocere le uova, tostare il pane e poi mischiare l'avocado e creare questa cremina. Però ve la faccio vedere passo passo e se ci sono riuscita io vi assicuro che ci può riuscire chiunque. Tra l'altro questa io l'ho preparata una mattina prima di andare a lavoro per poi portarmela in pausa pranzo, da mangiare in pausa pranzo. Quindi è veramente facile e veloce. Vi lascio alla ricetta. Per prima cosa ho messo un po' di burro in un pentolino e sono andata a fare le uova all'occhio di bue. Io mi sono preparata due toast e quindi ho cotto due uova, uno per ogni toast. Come secondo step sono andata a tostare il pane nel tostapane. Io ho preso questo pane a fette dell'Eurospin, era tipo una pagnotta a fette, adesso non ricordo di preciso, comunque sono già tagliate a fette, comodissimi da tostare nel tostapane. Vado poi a mettere le uova nella pentola e aggiustare con un po' di sale e pepe. Mentre le uova erano in cottura, ho aperto l'avocado tagliandolo a metà e l'ho svuotato con l'aiuto di un cucchiaio. Dopodiché ho trasferito il tutto in un piattino per essere più comoda per andare a rompere, insomma, a creare questa cremina. E ho aggiunto, una volta che l'avevo un po' diciamo schiacciato con l'aiuto di una forchetta, sono andata a metterlo nella ciotola, ho aggiunto un po' di sale, un po' di pepe e un po' di limone e sono andata ad amalgamare il tutto. E poi, semplicemente, come ultimo passaggio, vado ad assemblare il tutto. Quindi prendo il pane tostato, gli vado a spalmare sopra la mia cremina di avocado e poi adagio semplicemente le uova sopra il tutto. Chiudo e porto a lavoro. Quindi come sempre fatemi sapere se rifate questa ricettina e fatemi sapere anche se avete dei consigli da darmi per migliorare ancora di più questa ricetta. Devo dire che, come detto all'inizio, è veramente semplice, quindi chiunque la può fare e provateci, mi raccomando. Come sempre vi saluto, vi mando un grossissimo abbraccio ed un bacione. Alla prossima, ciao!